L'ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà e si va avanti a forza di doppie sedute, partitelle, lavoro e tanta palestra. Cresce così il nuovo Palermo che pian piano e gradualmente prende forma. Il pareggio di sabato scorso contro l'Eintracht di Francoforte è stato un esame superato a pieni voti. Adesso la squadra di Stefano Colantuono è pronta a viaggiare. Venerdì altro test amichevole a Porto su Magace e il Porto Gruaro, squadra che milita in prima divisione, ossia la vecchia Serie C1. Oggi, dopo tanto lavoro differenziato, torna a lavorare con il resto dei compagni il difensore Andrea Raggi, che quindi torna a lottare con Mattia Cassani per una maglia di titolare. A breve tornerà a lavorare con il gruppo anche il centrocampista Giulio Migliaccio. Bresciano vicino a un club inglese, ma chi lo ha detto? Il centrocampista potrebbe anche restare a Palermo. Per adesso sono del Palermo, quindi mi concentro qui. Cioè, lavoro, cerco di lavorare bene per me stesso, per la squadra, per la società. Poi ci sono tante cose da vedere. Edison Cavani è un tesserato del Palermo ed è felice di restare in rosa-nero. Lo ha detto il procuratore dell'attaccante Pierpaolo Triulzi, che ha quindi chiuso le porte a un interessamento di alcuni club esteri, spagnoli e inglesi su tutti. Sul centravanti uruguaiano persiste anche l'interesse della Fiorentina, ma sembra che il calciatore possa restare ancora un altro anno a Palermo. Tra smentite e conferme, Fabio Caserta è virtualmente un giocatore del Lecce. Il club salentino ha già trovato l'accordo con il Palermo e con il calciatore. Mancano solamente alcuni dettagli da limare, poi arriverà la definitiva fumata bianca. Sabato, in occasione dell'amichevole Palermo-Eintracht, è andato in scena un incontro tra Angelozzi, DS Leccese, Caliandro, procuratore di Caserta, e Sabatini, DS Rosanero. Walter Sabatini si è pronunciato sulla possibilità di effettuare un colpo a sorpresa in sede di campagna acquisti. Capisco lo stato d'animo dei tifosi che, orfani di un giocatore come Amauri, ha detto Sabatini, vorrebbero un sostituto all'altezza. Non escludo che ci possano essere degli spiragli in tal senso, ma il Palermo deve necessariamente mantenere certi equilibri nell'ottica di un progetto tecnico importante, ma nello stesso tempo sereno. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.